Anche oggi le abbiamo provate, ma non dico tutte. Ragazzi, siamo qui a provare il nuovo filo che ho preso al Decathlon. Poi l'ho imbobinato, ho fatto pure un reel per dimostrare come andava imbobinato, ma me ne sono passato perché praticamente ho messo troppo poco filo. Questo da una parte potrebbe limitare nel lancio, ma dall'altra sicuramente evita di molto gli imparruccamenti. Alla fine il lancio comunque, bene o male, ce l'ho, quindi diciamo che ci possiamo accontentare. Una giornata caldissima, 10 ottobre, un mare limpidissimo da egging o egging, tant'è che ho visto anche un osso di seppia. Io sto provando a serra, o quello che insomma sarà, sperando, e ho portato due canne perché voglio fare una pesca un po' più pesante, una pesca un po' più leggerina anche con altri artificiali, magari insidiare una spigola, ma boh. Vabbè, proviamo un po', variamo un po' sul tema, con due canne magari possiamo andare a insidiare più predatori e quindi magari avere statisticamente più probabilità. Vediamo un po'. Allora, parcheggio un attimo la Mitchell con innescata con il needle e passo alla bellissima Unamis. Qui saliamo di gamma, innescata con questo artificiale like cucchiaino, di cui non ricordo il nome, vabbè, poi nei commenti ve lo scriverò. Questo mi è piaciuto molto. Faccio un lancio, un recupero a dente di sega e vediamo che succede. Qui scendiamo un po' di finale 0,20, ci alleggeriamo un po' e così variamo un po' la pesca oggi. La vediamo questo lancio con recupero dall'alto. Allora, lanciamo questo needle sopra il drone, facciamo una ripresa doppia per vedere come va recuperato, o almeno come secondo me va recuperato. Come vedete, almeno da qui lo zigzagare si vede, poi vediamo come appare la visione dall'alto. Lancio un po' più lungo. Recupero veloce per il serra con queste gercate frequenti. Magari uno può fare anche delle soste, però il serra quando attacca, attacca bene. Purtroppo con un mare così rimane veramente molto difficile pescare e soprattutto rimane difficile ragionare su quale tipo di pesca si possa andare a fare, perché il mare è calmo, l'acqua è molto limpida, il periodo dell'anno dovrebbe farci pensare a una pesca
più indirizzata verso la spigola, ma poi il mare e le temperature ci portano a pensare a una pesca incentrata di più sulla ricerca di serra, pesci più estivi. E questo dubbio in realtà ci porta poi a complicarci la vita e non sapere bene quale preda andare a insidiare. Praticamente la senta striscia proprio sul fondo. Vedere di insidiare qualche essere vivente, ecco. Sento la sabbia. Poi qualche occhiata potrebbe anche essere attratta, forse non è periodo di occhiatelle, però ci troviamo un po' tutte, come sempre, è la filosofia. Poi ragazzi, se volete vedere le catture, come dire, iscrivetevi pure ad altri canali, perché qua i cappotti se ne vedono un sacco, le catture se ne vedono poche, però quelle poche credo che siano molto più entusiasmanti. Due riprese aeree incrociate. Abbiamo da una parte un bel tramonto sui Monti Gemelli e a sinistra invece abbiamo la ripresa all'alto della scogliera alla quale io sto pescando. Tra poco vedrete su quell'immagine di sinistra l'artificiale che piomba sull'acqua, quello schizzo bianco, e poi avremo la visione dall'alto del movimento che l'artificiale fa a seguito del recupero a gercate che io sto facendo. Come vedete l'artificiale si muove zigzagando, lasciando una bella scia sull'acqua, e questo è un movimento molto, molto attrattivo per i serra. L'acqua sembra limpidissima e da una parte in realtà lo è, ma dall'altra questa, diciamo, trasparenza è dovuta all'uso della lente polarizzata. Magari un giorno la uso per andare a cercare direttamente le spigole, visto che è così ben visibile il fondale. E la giornata prosegue con questi tentativi alternati tra needle pesante alla ricerca di eventuali serra e invece una pesca più leggera alla ricerca magari anche della spigola con un needle più leggero e con qualche artificiale di superficie e qualche metal jig. Poi in realtà nel proseguo del filmato vedrete che passerò all'uso delle gomme, che come oramai avrete capito tanto, ma faccio una prova di questi artificiali presi al Decathlon, che sono molto molto simili ai Black Minnow e costano un po' di meno, e quindi li provo e faccio anche una ripresa subacquea. Quindi continuate a guardare il video perché vedrete il movimento del Black Minnow di Decathlon sotto l'acqua con un recupero, diciamo, normale. Proviamo a mettere questo simile Black Minnow. Vediamo questo più cefalo simile, dai. Yeah.
attimo. Proviamo queste gomme che sapete, non sono esattamente la mia passione, però. Le dobbiamo provare tutte. Allora, vediamo se riesco a farvi vedere il movimento di questa artificiale, che l'acqua mi sembra molto limpida. Eccolo qui, guardate come scodinzola. Guardate come scodinzola, se non sembra un pesce vero. Qui vicino alla foglia. Come vedete, il pesciolino avanza veramente con un movimento allucinante per quanto è simile al movimento reale di un pesce. Quindi, che dire, questo artificiale secondo me lavora veramente bene. Qua ci troviamo in condizioni di acqua abbastanza calma, anche se il mare si sta alzando, e quindi ritengo che siano degli artificiali veramente da tenere in considerazione, visto anche il prezzo leggermente inferiore rispetto a quello dei Black Minnow originali. Per stasera, ragazzi, la chiudiamo. Ci siamo fatti un bel tramonto. Abbiamo provato due tipi di approcci, uno leggero e uno pesante, diciamo uno a serra, uno a spigola, e uno anche a quello che capitava. Non è capitato niente e cominciamo, insomma, la stagione autunno-invernale con un bel cappottino, anche se fa caldo, però intanto mettiamoli a parte per l'invernata. Ciao e iscrivetevi al canale.